Presidente, letteralmente appena sceso a terra dopo aver seguito le regate laser, tra l'altro ti sei tolto la sensazione di vedere due vittorie italiane. Sì, è stato bello, era felice lui, gasatissimo, tutti dice che era una forma fisica smagliante, infatti ha fatto due primi di grande vantaggio, era molto contento. Parliamo di Marco Gallo naturalmente. Marco Gallo è... verrà a Weymouth, era contentissimo, e anche Regola ha fatto due regate discrete, ha avuto un po' di sfortuna, poteva fare anche 4-5 posti meglio in una e un paio di posti l'altra, però insomma era contento tutti e due. È una flotta completamente diversa, è difficilissima, che tu guardi, è come gli start, vedi il 20° che ha vinto l'Europeo tre volte, è molto difficile. Due giorni abbondanti di totale immersione con la squadra, che sensazioni hai avuto da questo stretto contatto? L'impressione della squadra, ho avuto l'impressione buona di un ambiente di gente che viene contenta, con dei buoni, c'è una buona serenità, uno spirito di squadra. Ho seguito con 70 sul campo ieri, ho trovato Gabriel nettamente migliorato in una fase positiva rispetto a un anno fa, ha fatto un passo in avanti importante. La cura dei Pedrini dà i suoi frutti? Secondo me sì, mi pare che anche lui se ne renda conto, Giulia è sempre lei, alti e bassi, però sempre grintoso, insomma nell'insieme ho trovato bene, certo sai, è un mondo totalmente difficile che i risultati poi è tutto un altro discorso. Adesso occhi puntati su Diego che si gioca al campionato mondiale star la qualificazione. Esatto, adesso arriverà, vedremo, speriamo, che troverà una settimana di brutto tempo. E insomma su Diego secondo me si può anche fare affidamento, uno molto costante, io credo che lo farà bene. Ci contiamo davvero, grazie Presidente. Ciao.